progetti per il settore idrico sono gli interventi di l'escavazione di due nuovi pozzi. E nella contrada di San Silvestro questi interventi ci potrebbero dare un approvvigionamento idrico maggiore alle condotte della città di Marsala, ma nello stesso tempo avere un quantitativo in più per un approvvigionamento idrico migliore. E i progetti sono esecutivi, aspettiamo soltanto un intervento, il parere da parte del Genio Civile per provvedere alle scavazioni. Nulla vieta che questi progetti sono esecutivi e con fondi nostri, ma stiamo aspettando anche un finanziamento da parte della Protezione Civile, della cabina di regia regionale, che potrebbero essere finanziati. Se ciò dovesse essere e avvenire in maniera positiva, con il recupero di questi interventi, con i soldi nostri, potremmo canalizzarli e attenzionare l'installazione di due denitrificatori sia nella zona di Pastorella e quindi ridare, diciamo, ossigeno e ridare tranquillità ma anche continuità giornaliera all'approvvigionamento idrico delle contrade di Starasatti e limitrofe, e con gli interventi anche del denitrificatore a Pozzo Stadio ridare tranquillità a tutto il centro storico, soprattutto zona Porticella, via Trapani, ma anche questo pozzo che allora è stato chiuso per inidrati alti, se riattivato potrebbe dare un quantitativo d'acqua sufficiente anche alla zona di Spagnola, che diciamo è la zona che tra anche la zona alta di Contrada Addara, quelle che soffrono più l'approvvigionamento idrico. E stiamo lavorando per realizzare questi, noi saremmo pronti. Se il Genio Civile e la cabina di regia regionale ci danno delle risposte immediate, noi saremo nelle condizioni a breve periodo, e a breve periodo io parlo anche entro il mese di agosto, di iniziare l'escavazione e dare più quantitativi d'acqua.